E dice, appunto, io avevo una pistola, se mi fossi trovato di fronte a lui non l'avrei sparato. E dice questa cosa stranissima, dice appunto, per me la politica, cioè l'amicizia è più forte della politica, che è uno dei temi di partenza del mio libro, perché invece studiando il contesto delle amicizie di chi è cresciuto insieme nel primo dopoguerra, ad esempio qui a Firenze nel primo dopoguerra, parlo appunto della prima guerra mondiale, ci si accorge che invece persone che furono fortemente amiche, comunque legate da passione civile, amicale, familiare, si trovarono poi invece molto divise dalla politica, dalla storia e anche appunto in situazioni di essere l'uno per l'altro un pericolo. E, insomma, questa espressione cavalcare la tigre ha cominciato molto a girarmi nella testa, come dicevano Anna Benedetti e anche Enzo Gollina, è un'espressione che ha tutta una sua storia, a parte Julius Evola, appunto ideologo del neofascismo, che è stato, che appunto ha intitolato così un libro negli anni 60, ma veniva addirittura Elio Vittorini. Lo mette in esergo del suo giornale in pubblico, della raccolta dei suoi articoli, tra l'altro appunto anche di questo periodo qui. Era un detto orientale, un detto cinese probabilmente, che appunto dice chi sale in groppa alla tigre poi avrà il problema di scendere, e nasce da quell'idea del dominio delle passioni, dal dominio della storia, dominio assoluto sulla propria tigre, cioè l'uomo per essere tale è colui che addomestica la propria tigre, la rende capace di aggredire l'altro, la rivolge a suo favore. Addirittura le arti orientali, no? Le arti marziali nascono da questa idea che è meglio conoscere bene la propria forza per usarla in modo consapevole. Questa è l'idea di cavalcare la tigre. Nel tempo mi è sembrato, questo è un romanzo che nasce proprio dalla voglia di conoscere meglio la storia del nostro paese e delle nostre, di come i giovani, le generazioni via via si sono anche illuse di poter cavalcare la loro tigre, la tigre della loro storia. Insomma, dal Risorgimento in poi vediamo che le generazioni di giovani italiani, ma di giovani di tutto il mondo, si sono giustamente prese d'amore per l'idea di riuscire a spostare la storia anche con le loro azioni, e questo sempre secondo una visione particolarmente eroica di controllo e di dominio delle proprie pulsioni. Io così, un po' in illusione del fatto che forse i tempi siano maturi per ragionare in una maniera un po' più pacata, mi sono illuso che si possa scegliere una posizione un po' meno frontale, appunto, tornando al discorso, invece di, cioè non ci si guarda per forza negli occhi se si sta di fronte, stare accanto e parlare serenamente, o per quanto possa essere possibile parlare serenamente di certe cose, è forse più consigliabile, no? Appunto, non avremo il problema poi di andare fino in fondo, no? C'è sempre il vero problema poi della storia, che quando si compiono determinate scelte, se sono scelte molto radicali, pongono il problema di essere portate fino alle estreme conseguenze. Queste estreme conseguenze spesso e volentieri comportano lo scontro definitivo, addirittura la morte. Allora, può essere, insomma, che siamo entrati in una stagione forse della storia, in Europa stiamo conoscendo, almeno nell'Europa ristretta, quella proprio diciamo intorno al cortile di casa, stiamo conoscendo un periodo di pace che non avevamo mai sperimentato nella storia dell'umanità. Forse sarebbe anche il momento di non abbracciare continuamente la violenza politica come strumento per spostare la storia. Ecco, per me questa idea di questa posizione accanto alla tigre di dialogo era il segno di questo. Poi nasce veramente da questa passione per un racconto di questo scrittore armeno che era molto in voga negli anni 40, appunto era incluso da Elio Vittorini nella sua
antologia americana, che è la prima antologia di scrittori americani, pubblicata tra l'altro durante il fascismo, anche perché appunto Pavolini volle che fosse pubblicata. Uno degli autori era William Saroyan, adesso scrittore piuttosto caduto in disgrazia, allora era molto famoso. Esiste un racconto abbastanza straordinario di William Saroyan, che si chiama proprio La tigre di Tracy, dove lui immagina di passeggiare per New York con questa tigre accanto. Io mi sono portato dietro questa immagine da sempre, fa parte della biblioteca di casa. Il modo in cui ho comunicato con la mia famiglia è molto attraverso i libri e molto poco attraverso le parole dette o i gesti, e quindi questo libro poi per me è diventato particolarmente simbolico, perché credo che me l'avesse regalato mio padre, o comunque l'ho trovato nella biblioteca accanto a questi altri libri che parlavano di cavalcare la tigre e cose più violente. Ho scelto questa posizione più pacata. Tigre contro tigre. Tigre contro tigre, un famoso scioglilingua. E poi c'era la poesia di Byron. Insomma, la tigre è un simbolo che torna molto spesso nell'iconografia di un paese, poi stranamente dove le tigri non ci sono, però fin dalle tigri di Montrachet, di Salgari, insomma, è proprio il segno di qualche cosa di meraviglioso, o comunque di particolarmente bello, affascinante e molto pericoloso. Quindi per me poi è diventata il simbolo della storia, il simbolo della famiglia, di cose che possono sembrare a volte mansuete e bellissime, però a volte anche un po' pericolose, e con cui fare i conti non è così semplice.